Okay. Ciao a tutti, siamo qui per parlare di World War Z, un videogioco che è stato aggiunto nel mese di ottobre nel Game Pass di Xbox. La particolarità di questo gioco, che di per se stesso non è nient'altro che un clone di Left 4 Dead, è che appunto trae ispirazione al film di Brad Pitt uscito qualche anno fa. La cosa strana, appunto, che potrebbe meravigliare è che il gioco è uscito diverso tempo dopo il film, ma la motivazione è che praticamente la software house che aveva acquisito i diritti ha dovuto svilupparsi un motore proprietario per gestirsi le orde. Nel senso che, questo andando avanti nel gioco, che praticamente è un niente che vai dal punto A al punto B, sblocca questo, sblocca quell'altro, si conclude sempre nei vari livelli con una sorta di tower defense nel quale bisognerà difendere l'obiettivo, che spesso e volentieri siamo noi, da ordate e ordate di nemici, e se ne vedono veramente tanti al video. La qualità, chiaramente, della grafica, essendo un motore proprietario di una piccola software house, è molto più che sufficiente. È, diciamo, la potremmo anche definire discreta. Certo, non ci farà gridare al miracolo, non sono sicuramente CD Projekt, però diciamo che il loro dovere lo svolgono alla perfezione. La particolarità che lo differenzia da Left 4 Dead è la gestione delle classi, cosa in gran moda per ogni TPS, FPS che adesso esce sul commercio, e anche i vari livelli, purtroppo. Praticamente, per poter usare un'arma dovrete giocare, 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 giocare finché non la sbloccherete. Sempre reputato questa cosa un mero trucco per far continuare a giocare alla gente a giochi che magari non hanno quasi più nulla da dare. L'ideale in alcune circostanze sarebbe aggiungere mappe e altre armi, non farmi continuare a giocare per 50 volte la stessa mappa con la stessa arma per farmi sbloccare magari un mirino o magari per passare da un AK-47 a un M4. È una follia, secondo me. Ma sono punti di vista. Diciamo che questo gioco rende il meglio di sé solo e unicamente se giocato in cooperativa su internet o con quattro compagni d'avventure. Infatti, questo gameplay che state vedendo sono io che gioco malissimo, ma oltre a essere una schiappa, sono, diciamo, in questa circostanza aiutato da tre bot gestiti dall'IA che, diciamo, purtroppo non è questo granché, ma si limita principalmente a sparare a vuoto e a arrestarti quando sei circondato da gozziliardi di zombie e riescono ad arrivare a comunque a salvarti. Dicevamo principalmente che questo gioco, appunto, non è malvagio, non è un capolavoro, ma semplicemente diverte. È uno di quei giochi che, se magari, appunto, giocati in... Come potete vedere, qui c'è un assaggio di una piccola orda. Giocati in multiplayer con gli amici, riescono anche a svoltarvi magari una serata o un tardo pomeriggio dell'inverno che sta arrivando. Vi saluto.